Prima di tutto come stai? Meglio, meglio, vengo da diciamo, due settimane un po' difficili, eh, domenica, non questa, quella scorsa ho preso una distorsione al ginocchio, quindi sono stata un po' ferma, però cercavo di recuperare più in fretta possibile, sono andata in palestra, adesso vediamo oggi come sto. Tra l'altro bisogna anche dire una cosa, che è peggio stare fuori quando uno è infortunato perché magari si vive la partita in un modo pazzesco. Sì, più che altro perché ti rendi conto che non puoi fare nulla per, per aiutare la squadra e questo ti butta giù, ti fa stare male, però ecco c'è comunque tanta voglia di, di riniziare il prima possibile e mi dispiace un sacco quando magari la domenica soffriamo e sia dalla panchina ovviamente sia da fuori dal campo è veramente difficile. Senti, una cosa importante, quando hai cominciato? Di solito si fa sempre questa domanda, quando hai iniziato che età avevi? Allora ero piccola e vedevo mio fratello che andava al campo, si divertiva, praticamente abbiamo il campo davanti casa e forse facevo la prima o la seconda elementare, davvero piccola e vedevo lui che si divertiva quindi ho detto eh, devo divertirmi anch'io e da lì ho iniziato, ho sempre giocato con la, con la squadra del mio paese, Leonessa e poi per eh, quando i diciamo, quando ragazzi diventano più grandi a 14 anni bisogna cambiare, quindi sono andata prima a Foligno e poi ho fatto Perugia. Si può dire una cosa, è divertente, io vi ho visto, ho sentito le vostre parole quando raccontate che giocavate insieme ai maschi, e in realtà era una forma di amicizia che avevate. No, in realtà io problematiche con, con gli altri ragazzi non ho mai avute, anzi erano miei amici davvero e mi hanno sempre eh, fatto sentire parte in tutto e per tutto de della squadra, veramente eravamo un sacco legati, non ho mai subito nessun tipo di, diciamo, di violenza psicologica perché ad oggi si può parlare anche di violenza psicologica e invece con loro sono stata benissimo e non mi vedevano come diciamo, una bambina diversa ma anzi... Mi facevano partecipare, ero sempre forse anche un po' l'icona, no? essendo l'unica ragazza lì e mi prendevano non come esempio, però eh, mi stimavano davvero tanto. su questo. Per spogliarci, le stanze degli arbitri? Sì, 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 noi andavamo su, sì, si andava sulle stanze degli arbitri, con i genitori ovviamente, e, giustamente perché non potevamo entrare nel, negli spogliatoli dei, dei maschietti. Senti, quando è cambiato questo momento che da questa classe mista, diciamo da questa band di ragazzi con una ragazza che giocava con loro, a essere una ragazza in mezzo alle ragazze, una giocatrice? Eh, diciamo che cambia un po' il mondo. Eh. Come si dice, insomma, le ragazze sono un po' più. Competitive, ma in un altro senso, diciamo i ragazzi lo fanno semplicemente per giocare, invece le ragazze è un po' più difficile. Si sa che le donne sono un po' più competitive, magari oh, subentrano so, alcune volte l'invidia, è un mondo completamente diverso. Eh, però io mi sono comunque trovata bene. Eh. Anche se io sono sincera, ho vissuto un'infanzia in mezzo ai miei amici veramente bella, quindi eh, il distacco mi è pesato un pochino. Per quanto riguarda poi il Perugia che già militava in una categoria superiore. Sì, ho fatto due o tre anni di Serie B con il Perugia, poi un anno di Serie C, però sono stata, sono stata bene. Eh, forse è stata veramente la prima società mh, eh, seria dal punto di vista organizzativo, ma anche richiedeva serietà negli allenamenti, la puntualità, eh, il fatto che non bisognava mai mancare e quindi no, devo dire che sono stata bene. Poi è stato un caso che sono, stata, sono andata a Perugia perché io sono di Roma, quindi in realtà avrei potuto studiare a Roma, invece ho studiato poi a Perugia. Allora sei una ragazza che studia, hai continuato a studiare credo, no? Sì, ho quasi finito il mio percorso universitario, sto preparando la tesi, eh, in questo momento lavoro anche nell'azienda del, del presidente e mi trovo veramente bene. E so che ovviamente con il calcio non, non ci si vive per adesso, ma forse anche per i prossimi 5-6 anni. Quindi ho sempre voluto avere una, una scelta, anzi forse la mia prima scelta è proprio il lavoro, mi piacerebbe avere una bella carriera lavorativa in primis. Senti, e la laurea in che cosa? È in economia, in business administration, è, diciamo una gestione aziendale. Senti ma eh, quanto sacrificio per giocare eh, con questo pallone? Quanti sacrifici fate voi? Eh? Ta tanti noi ma tanti anche i nostri genitori, comunque sia quando si è piccoli non hai la macchina e quindi ti accompagnano ovunque, le trasferte, la domenica, gli allenamenti mi ricordo papà che comunque stava fuori nonostante c'era il freddo con il giacchetto pesante eppure era sempre lì a vedere gli allenamenti quindi sicuramente tanto ne facciamo noi ma tanto anche i nostri genitori poi è ovvio la passione trascina un po' tutto, no? Il tuo ruolo fondamentale dove ti piace anche di più giocare? Eh, o Terzino, anche il mister mi ha provato anche esterno alto, non so quanto è la resa, però ci provo. Eh, riesci il terzino oggi è visto come figura tornante, insomma, eh, che va anche in avanti. Perciò ci vuole molto fiato. Sì, non è più il terzino di una volta diciamo, che prettamente difendeva, ma è più diciamo, nel ruolo di oggi è un po' più offensivo. Quindi, a me piace attaccare, quindi eh, mi, trovo, mi trovo bene, eh, mi adatto bene insomma, al ruolo di oggi. Senti come ti trovi, una, una bella squadra di amiche, mi sembra. Sì, sì è un bel gruppo, eh, ci divertiamo insieme, infatti, siamo sempre contenti di, di, venir, di venirci allenare sia per, per gli allenamenti che prepara il mister, perché sono veramente di alto livello, ma anche per, per il gruppo. Ci troviamo bene, e, comunque, si è mantenuto parecchio il gruppo dell'anno scorso e questo ci ha aiutato diciamo a non disgregare quello che si era poi creato l'anno scorso. Campionato difficile, vero? Molto molto difficile rispetto all'anno scorso le squadre sono cambiate, il livello si è alzato tantissimo, ci sono molte squadre che puntano a vincere il campionato, eh, noi ce la stiamo mentendo tutta, però riconosciamo che comunque sia un campionato molto difficile, però dobbiamo riconoscere che anche il nostro livello è molto alto, quindi bisogna anche puntare su questo. Tra l'altro ci può anche dire una cosa, alcuni dicono che il vostro gruppo è un gruppo che può essere anche paragonato alla B di una volta. Sì, secondo me sì, avendo fatto anche la B diciamo 5-6 anni fa, forse il livello della serie C di adesso è la B di, di 5-6 anni fa, sia sì, a livello di allenamenti perché comunque sia noi facciamo 4 allenamenti a settimana e prima, tanti anni fa, neanche la serie A magari faceva 4 allenamenti a settimana, quindi questo sta a significare che il calcio in Italia sta cambiando, che eh, gli allenamenti sono cambiati, che magari si sta avvicinando un po' di professionismo, se possiamo dirla così. Si pensava che dopo che Sky aveva mandato in onda le partite del, della nazionale qualcosa cambiasse in modo fattivo, invece insomma, si è parlato di un trasferimento a Barcellona di una nazionale italiana che ha preso 200.000 euro, che sono in realtà eh, l'ingaggio di un giocatore di Sere Bine anche molto importante. Sì, eh beh, se parliamo di stipendi penso che questa è una cosa non lontana, non lontanissima, magari è più giusto parlare anche di diritti, che forse è quella la cosa che magari ci interessa di più, non lo so, una, che ne so, il sistema pensionistico e quindi cercare di... perché comunque sia noi possiamo anche giocare a calcio per 20 anni, ma una volta che smettiamo... È come se non avessimo fatto nulla, eppure lo possiamo considerare come il lavoro, perché se ci alleniamo tutti i giorni, 5-6 ore al giorno, può essere considerato come un part-time. Ma a livello di diritti, a livello di retribuzioni non è la stessa cosa, perché noi magari finiamo la nostra carriera e a livello di contributi non abbiamo nulla. La malattia, sono un insieme di cose che comunque sia, a prescindere dallo stipendio, che è importante ma non lo è, perché parliamo di cifre astronomiche che neanche ci interessano, però i diritti sono più importanti secondo me. Un hobby, un hobby tuo che ti piace tanto oltre il pallone? Um, non ho un altri hobby, ma a parte non so, fare le passeggiate o sentire la musica, stare con il mio cane. Che musica? Ascolta. No, ma non ho un genere particolare, mi piacciono comunque sia i cantautori italiani, in genere ascolto musica italiana, quello sì. Poi tra l'altro quando dici che fai passeggiate con il tuo cane, l'abbiamo visto, è assolutamente il giocherellone da compagnia. Quanto bene gli vuoi! Eh, è un amore, è un amore. Poi l'ho chiamato come un giocatore che giocava all'Inter perché io sono interista, Akimi, e l'ho chiamato Aki. E quindi è veramente è un amore. Ti faccio una domanda subito al volo. Quando hai cominciato a giocare al pallone? Allora, ho cominciato intorno ai sette anni con i maschi, con la squadra del quartiere, poi ho proseguito fino ai 15 anni. Ovviamente, prima dei sette anni, ho provato vari sport, tra cui kung fu e danza, e ovviamente anche nuoto. Cioè, dopo... sei pericolosa anche. <ride> eh, <ride> questo lo dovete dire voi e chi gioca come avversaria, ma no, comunque diciamo che, comunque, nonostante non siano sport con la palla, mi hanno dato tanto sotto altri punti di vista. e Dopo ai 15 anni, quando ho smesso con i maschi, ho fatto 2-3 anni di futsal e poi ho ripreso col calcio a 11 femminile. Dove hai ripreso? Ho ripreso a Perugia con la squadra della mia città e sono stata lì cinque anni e poi sono venuta qua ad Arezzo. Ho fatto campionati di Serie B? Sì, ho fatto dei campionati di Serie B, ho sempre avuto la fortuna di poter confrontarmi con giocatrici e squadre forti, anche nelle sfide di Coppa Italia dove magari incontravi squadre di Serie A e poi nelle sfide di Serie B dove incontravi la capolista che poi saliva in Serie A, perciò Florencia, San Marino, perciò sono tutte sfide che mi hanno dato tanta esperienza. Quando guardavi quelle squadre di Serie A c'era qualcuna che ti piaceva in modo particolare? Come giocava? Allora diciamo che non sto a guardare il nome dietro la maglietta. Mi ricordo che quando giocavamo col Florenzo c'erano delle giocatrici abbastanza fastidiose che forse oggi giocano insieme a me, ma ripeto non guardavo il nome dietro la maglietta. In che ruolo giochi? Allora, ehm, la parola ruolo è un po' limitante, nel senso che una giocatrice ha le sue caratteristiche, perciò deve essere sfruttata al meglio e può essere sfruttata in più ruoli. Ho la fortuna di avere la caratteristica di essere duttile e di avere determinate caratteristiche che mi permettono di giocare in più ruoli. In questo momento gioco terzino e la fase difensiva è una fase che mi piace tanto. Quando giocavo a centrocampo la riconquista della palla era la, il mio pensiero numero uno, perciò per me la fase difensiva è importante perché da lì poi riparte l'azione e poi costruire e andare a fare gol. E tra tra l'altro avendo questa duttilità riesci anche... Magari a indirizzare la palla dove vorresti, insomma. sì, diciamo che avendo giocato come centrocampista, qualche qualità di precisione diciamo che ce la, ce la dovrei avere in teoria, perciò ho fornito alcuni assist alle mie compagne e spero di continuare a farlo. Quanto avete sofferto, Domenica? No, la parola sofferenza non, non esiste. Si impara solamente da... ma neanche gli errori perché alla fine abbiamo dominato la partita, perciò nella parola dominio sofferenza non c'entra per nulla, perciò è solamente un imparare e continuare a costruire insieme perché poi il campionato è ancora molto lungo. Poi l'ho fatta a tutti questa domanda, la faccio anche a te, una, una eh, quest'anno un girone difficile. È un girone che ci permette di crescere, perché se vogliamo andare in Serie B la Serie B sarà difficile, se vogliamo andare in Serie A la Serie A sarà difficile, perciò con i gironi facili non costruiamo niente, non impariamo niente, perciò avere un girone difficile che comunque eh, diciamo, stiamo andando bene perché siamo prima in classifica ci permette di costruire per, per il futuro. Senti, eh, che hobby hai oltre che il calcio? Nessuno? Allora, diciamo che come hobby vero e pro, veri e propri ho poco tempo fuori diciamo, i miei impegni. Io studio fisioterapia, in questo periodo sono impegnata con il tirocinio all'ospedale e perciò torno a casa, pranzo, il pomeriggio studio e perciò diciamo che ho pochi hobby. Quando ho del tempo libero mi piace andare a fare delle passeggiate oppure mi piace andare a teatro, suonare, l'arte in generale. Suoni anche? Sì, suono anche perché comunque ho una passione per che la strumenti? musica. Beh, da piccola ho suonato parecchio la batteria. Poi dopo quando suoni, inizia a interessarti agli altri strumenti, perciò anche la chitarra, la tastiera, ma sono tutti un po' schitarrati. Ecco, nulla, niente. Cioè, molta d'utilità anche in questo. Eh, suoni tutti gli strumenti del gruppo, della band. Eh, diciamo che non, non, non mi piace limitarmi a una singola cosa, poi bisogna saperle fare bene tutte, questo per quanto riguarda la band lasciamo perdere e allora mi dedicherò al calcio cercando di fare il meglio possibile. Il sogno di quest'anno non si dice, non si dice.